Buonasera, benvenuti al TG Nord, apriamo l'edizione odierna parlando di Regione Lombardia, in particolare della presentazione questa mattina dei nuovi treni lombardi. Era presente il presidente Roberto Maroni che abbiamo intervistato. Ilaria Tettamanti. Un grande investimento, è una buona notizia per i viaggiatori e per i pendolari. 62 nuovi treni a partire dal 2014 per un investimento di 527 milioni. Investiamo sulla mobilità, sulla buona mobilità, più comfort per chi viaggia per lavoro, più facilità di movimento per i cittadini, per i lavoratori e per tutti coloro che usano il mezzo pubblico. Vogliamo incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e l'investimento di oggi, che va in controtendenza rispetto ai tagli del governo, è la testimonianza dell'impegno di Regione Lombardia in questo settore. Intanto c'è una metropoli che si sposta, 700.000 pendolari ogni giorno che si spostano. Lei ha l'idea che da tempo il biglietto unico per arrivare al posto di lavoro sia la soluzione, anche la fusione va in questa direzione. La mobilità è un tema cruciale su cui io voglio investire molto. Mobilità vuol dire nuovi treni, come quelli che abbiamo deciso di acquistare oggi, ma vuol dire anche integrazione dei sistemi di trasporto pubblico su ferro e su gomma. Per questo stiamo lavorando a un grande progetto di integrazione delle società, le principali, Trenord e ATM, con il Comune di Milano, per dare maggiori servizi, migliori servizi a prezzi inferiori. Un sistema tariffario integrato, ma anche mezzi di trasporto integrati, che quando uno scende da un autobus per salire sul treno non deve aspettare 2 ore, come purtroppo succede oggi. Un grande progetto a cui abbiamo cominciato a lavorare nei giorni scorsi. L'attenzione del taglio dei treni regionali col Veneto sulla linea Milano-Venezia è Sì, risolta? c'è un tavolo di confronto, è una cosa complessa che deriva dai tagli fatti dal governo Monti sul trasporto pubblico locale. Il TPL, il trasporto pubblico locale, che è il cruccio di tutte le regioni e che spende, che investe, investiamo tantissime risorse disperdendole in mille rivoli, stiamo lavorando per trasformare questo sistema inefficiente in un sistema efficiente e quindi anche questo problema, nato, ripeto, dai tagli del governo Monti, lo stiamo affrontando per risolverlo. Presidente, nei prossimi giorni in programma due appuntamenti internazionali. La Lombardia assume la guida dei quattro motori e poi c'è l'accordo della strategia macroregionale alpina. Sì, sono due appuntamenti importanti a Stoccarda e a Grenoble. Assumo la presidenza per un anno dei quattro motori d'Europa e questo è molto importante perché può essere, anzi sarà certamente il mezzo per procedere nel nostro progetto che è l'Europa delle regioni, arrivare a far contare di più le regioni in Europa. E poi parallelamente a Grenoble l'Euroregione Padano-Alpina, un grande progetto europeo che vede coinvolti 7 stati e 39 regioni, tra cui le regioni del nord, che è coerente col progetto di macroregione che noi stiamo realizzando qui. L'operazione Mare Nostrum può fare un commento su questo? Non ho commenti, mi pare che qualunque iniziativa sia stata annunciata in questi giorni dall'Europa sia lì sulla carta, intanto gli sbarchi continuano, i clandestini continuano ad arrivare. L'unico modo, c'è un solo modo per bloccare questo e salvare vite umane, quello di fare i pattugliamenti e davanti alle coste dei paesi di partenza coinvolgendo i governi perché non sia una cosa ostile. È molto semplice, non capisco perché non si faccia, è molto semplice. Io l'avevo fatto da Ministro dell'Interno e funzionava. E, francamente tutte queste chiacchiere che vengono dall'Europa mi lasciano sgomento perché dimostrano ancora una volta quanto l'Europa sia incapace di agire.